Vi state raccontando una storia? Sì. Oh, siete bravi. Io invece ho fatto qui una lista di cose da comprare perché voglio andare allo zoo. Voi volete venire con me? Sì. Andiamo a fare la spesa? Sì. Allora, aspettiamo un momento, vediamo che cosa dobbiamo comprare per prima cosa. Dunque, un po' di insalatina. Dove la compriamo l'insalata? Dal fruttivendolo. Dal fruttivendolo, e andiamo dal fruttivendolo. Buongiorno. Buongiorno. Desidera qualche cosa? Sì, ci serve dell'insalatina. Bene. Ecco qua, un bel mazzo di insalata. Che sia tenera, eh? Va bene, allora le do questo che è più tenero. Allora, ecco, mettiamo qua. Qui nella borsa. Benissimo, grazie. Prego. Vediamo. Ci serve adesso del miele. Dove lo compriamo il miele? Drogheria. In drogheria. Andiamo in drogheria e vediamo se c'è del miele. Buongiorno. Che cosa desidera? Vorrei quel barattolo di miele. Ecco qua un bel barattolo di miele. Ecco qui il miele. Benissimo. È una macchina moderna la sua, eh? È pronto? Un secondo, sa, queste macchine... Vuole che le diamo una mano? No, grazie, io veramente dovrei fare in fretta perché... ci siamo? Ecco qua. Ah. Ecco qua. 850 lire. Bene, 850 lire. Chi mi tiene la borsa un attimo, per favore? Guarda che pesante. Allora. 850? 850, sì. Allora 500. 6, c'è, apra la mano, 600, sì. 700, scusi, 850. Bene. Abbiamo finito, possiamo andare? Sì. Andiamo allo zoo? Bene, allora, senti, tu prendi di qui, prendo di qua anch'io e ce ne andiamo allo zoo. Eccoci arrivati. E questa qui, che vedete, è una cassettina del pane, infatti qui c'è scritto pane. Allo zoo si può portare il pane secco, però non bisogna darlo agli animali perché gli potrebbe far male. E allora si mette in questa cassettina. Così il guardiano dello zoo viene qui, lo prende, lo inumidisce con del latte, con dell'acqua, con delle verdure, poi aggiunge le vitamine e lo dà a tutti gli animali secondo il loro bisogno. Incominciamo la visita allo zoo? Andiamo. Eccoci qua. Qual è il primo animale che vediamo? Un leone. Il ruggito di un leone. Ecco qui il nostro leone. Che cosa daresti ad un leone affamato? Beh, non abbiamo niente per un leone affamato. Un leone mangia tantissimi chili di carne in un giorno e la carne costa troppo. Noi non ne abbiamo, ci dispiace. Se ne va. Vediamo qui, cosa abbiamo qui? Ecco, qui c'è un coniglio bianco, guardate com'è bello. È bianco con le orecchie scure e il naso scuro. I conigli generalmente mangiano dell'erbetta, dell'insalata, ma la cosa che gli piace di più sono le carote. E noi le abbiamo portate le carote, non è vero? Le abbiamo comprate. Eccole qui, qui ce n'è un pezzettino. E poi abbiamo anche dell'insalatina, però gliela lasciamo qui. Ecco, questa è un po' di insalatina. E forse c'è anche un'altra carota. Gliela lasciamo qui, così quando il guardiano viene gliela dà. Continuiamo il nostro giro per lo zoo. Ehi, c'è un cavallo, si sente il grido di un cavallo. Qui c'è un cavallo che gradirebbe qualche cosina. Che cosa avete portato? Beh, un cavallo gli potremmo dare una mela. La vuoi una mela? Ecco. Eccola qui. Poi che cosa ti piace? Lo zucchero ti piace? Ecco, allora facciamo che tu gli dai un pochettino di zucchero. E poi vediamo se abbiamo ancora qualcosetta che ti potrebbe piacere. Abbiamo una ciliegina. La vuoi una ciliegina? Eccola qui la ciliegina. Oh, vediamo qui
Lì c'è uno scoiattolo, venite a vedere lo scoiattolo. Eccolo qui, è molto piccino. Eccolo lo scoiattolo. Lo scoiattolo, dovete sapere, che è un roditore. E infatti mangia le cose molto dure, come le noci, le nocciole, le ghiande. E ha i denti davanti, che sono molto, molto, molto robusti e crescono continuamente. Infatti, se lui non ha delle cose molto dure da rosicchiare, questi denti gli diventano lunghi, 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 lunghissimi, che gli escono persino dalla bocca. Una capretta! Eccola qui la nostra capretta. C'è qualcosa anche per me? Sì, abbiamo dell'insalatina, abbiamo della frutta, ma... lo sappiamo che tu mangi volentieri il sale, infatti te l'abbiamo portato, lo vuoi? Gli diamo un po' di sale. Chi gli dà il sale? Marilu? Facciamo che un pochino di sale, ecco, qui, così. Ecco il sale, sei contenta? Ne vuoi ancora? Ah, ne vuoi ancora. Adesso andiamo a trovare il pappagallo. Ecco qui il pappagallo. Il pappagallo è bellissimo, questo pappagallo. Ha tutte le penne azzurre e il petto giallo. Voi non lo vedete molto bene, chiaramente non ci sono i colori, però è molto molto bello. E ha un becco nero durissimo. Abbiamo dei semi di girasoli da dargli? Sì. Ecco qui. Tu ne hai ancora qualcuno? Ecco, bene. Glieli mettiamo anche qui, così quando ne avrà voglia se li mangerà.